Giovedì 18 giugno 2020, sono le 8:15 e questa è Use Law Web Radio. Sta per partire una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Scarica la nostra app Use Law Web Radio per Apple e Android. Care colleghe e cari colleghi in ascolto, buongiorno, sono Domenico Monterisi. Sta per partire appunto una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Con me in regia la carissima Ornella Sala e in collegamento da Milano Stefano Dell'Orto. Ciao Stefano. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao Ornella, un buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Allora Stefano, continuiamo a parlare di emergenza Covid, di ripartenza a stento dei nostri tribunali anche in questa puntata, con due interviste a dei protagonisti, un collega, l'avvocato Antonio Esposito, e il presidente del Tribunale di Torino, che è stato un po' al centro di una, diciamo, bufera mediatica, perché una sua intervista rilasciata alla stampa, soprattutto a causa di un titolo veramente inappropriato e distante dal contenuto delle sue parole nell'ambito dell'intervista, appunto destato un po' di diciamo di amarezza da parte degli avvocati. È così, Stefano? Sì, hai ragione Domenico, in effetti questo problema dei titoli ormai è diventato veramente un problema grosso, perché abbiamo anche scoperto che molti colleghi si fermano al titolo. Esatto. E se leggono l'articolo poi lo leggono con quel frame che ti dà il titolo e quindi finiscono per rafforzare anche eventuali pregiudizi. Ma siccome a noi piace approfondire queste tematiche e non ci fermiamo ai titoli, il nostro Pierluigi Serra, che già in passato aveva sentito il dottor Terzi, il presidente del Tribunale di Torino, per una interessante intervista, è tornato a sentirlo e il dottor Terzi ci spiegherà molto bene che cosa intendeva dire quando ha parlato della situazione del Tribunale di Torino, di come si sia affrontata l'emergenza Covid e si sia potuta mantenere in qualche modo una certa produttività dell'ufficio. Possiamo senz'altro partire con il contributo. Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Bentornato nella radio dell'avvocatura al dottor Massimo Terzi, che è il presidente del Tribunale di Torino. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un'intervista da lei rilasciata nei giorni scorsi alla stampa ci ha fatto balzare sulla sedia dal titolo, dopodiché leggendo il contenuto ci siamo tutti accorti, o quasi tutti, che il titolo era totalmente inconferente rispetto al contenuto, alle sue dichiarazioni. Però le sue dichiarazioni comunque le vogliamo sottoporre al contraddittorio. Lei dice che la produttività del tribunale è aumentata del 50%. Ci spiega questo? Senz'altro. Allora, ovviamente nel regime di lockdown c'è stata una presenza di personale molto ridotta, addirittura nel primo periodo un giorno e nel secondo periodo due giorni a settimana in presenza. Però ho notato, rispetto all'espletamento delle funzioni in cancelleria, che nonostante questi numeri ridotti si è riusciti a assorbire un numero di pratiche proporzionalmente superiori. Questo perché in relazione alla situazione data, ovviamente la mancanza di con, almeno questa è la spiegazione che io ne do, la mancanza di contatto e di accesso con l'utenza poteva consentire una miglior concentrazione, specialmente per tutto quello che riguarda le operazioni informatiche, che ormai sono un po' la base di tutto, insomma.
Sì, probabilmente questo era il pezzo che ha ispirato il titolista. Io però ho fatto un po' di ricerche, un po' di fact-checking, come si suol dire. Sono andato a controllare nell'ufficio del Tribunale di Torino il numero dei provvedimenti pubblicati. 2019, al 13 giugno, viene pubblicata dal Tribunale di Torino la sentenza numero 3500. Nel 2018, stesso periodo, la sentenza 3200. A oggi, 2020, si trova la sentenza 1750. Quindi, cioè, c'è un dimezzamento della produttività, non un incremento del 50%. Identico discorso dei decreti ingiuntivi. Quindi, cioè, le chiedo su che cosa si misura la produttività dell'ufficio. No, ma stiamo parlando di due tipi di produttività assolutamente differenti. Il numero delle sentenze ovviamente è la produttività del lavoro magistrati. E la Beh, però produttività anche della... del cancelliere, perché poi le lavora anche il cancelliere, i provvedimenti del giudice. Sì, però comprende che se sostanzialmente siamo stati semifermi dal 9 marzo a fine maggio, quindi siamo stati fermi nel 60-65% del tempo dall'inizio dell'anno e il numero delle sentenze ovviamente prodotte è assolutamente ridotto e parimenti il numero dei decreti ingiuntivi. E Insomma, non è, e la produttività dei cancellieri non può essere misurata sul numero dei provvedimenti depositati dai giudici, ma però sul numero degli parimenti atti. non c'erano accessi in cancelleria, non c'erano accessi alle udienze, sarebbero dovuti incrementare le produttività di quei anche di quei provvedimenti, che poi fa la produttività totale dell'ufficio. Beh, no, sì, dunque, premesso che c'è stato un blocco quasi totale onde evitare che potessero accumularsi un eccesso di provvedimenti da accettare e andare in confusione, e quindi anche quelle cose tipo decreti ingiuntivi che potevano essere emessi, in realtà per circa 30-40 giorni non sono stati emessi, ma le sentenze maturano anche in corso diciamo così, di udienze, quindi se non si arriva all'udienza conclusiva perché è bloccata, non matura neanche la sentenza. Quindi direi che il dato che lei ha preso lo ritengo del tutto verosimile perché è sostanzialmente proporzionale al periodo di blocco che c'è stato in questo primo semestre. Sì. Quindi ineluttabilmente. Però il mio discorso di produttività concerneva la cancelleria. Va bene, perché le cancellerie comunque sono riuscite a reggere il peso anche adesso quando c'è stata, diciamo, una riapertura anche abbastanza violenta dopo ovviamente il blocco da parte del deposito degli avvocati, pur essendo adibite molto meno persone per questa benedetta storia del lavoro agile. Proporzionalmente sono riusciti a, come dire, lavorare più atti di quello che riescono a fare normalmente. Ma Sì. questo io lo trovo assolutamente normale perché è evidente che in qualsiasi struttura, diciamo, nel terzo millennio che voglia funzionare, nel momento in cui riesci a separare le funzioni di back office da quelle del front office in modo secco, la produttività aumenta perché chi lavora in back office, diciamo, ha più tranquillità, anche più distrazioni, forse anche meno pretesti, va bene? E quindi diventa implicitamente più produttivo tendenzialmente. Sì, senta, la domanda che le ha fatto anche il giornalista Laugeri su che cosa c'è da mantenere da questa esperienza, appunto gli appuntamenti in cancelleria, quindi o copie rilasciate digitalmente o appuntamenti in cancelleria, è una cosa che fa piacere agli avvocati da un lato, però dall'altro no, perché noi siamo costretti o a prendere tanti appuntamenti e cercare di fare unplanning per quella giornata, perché poi non lo decidiamo noi qual è la data, oppure dobbiamo fare tanti accessi per quanti sono le giornate in cui abbiamo l'appuntamento. C'è un modo per migliorare questo?
Sì, dunque, prima di tutto penso che dobbiamo assolutamente distinguere tra diciamo, lavoro del civilista e lavoro del penalista, nel senso che nel lavoro del civilista, oramai, tra l'altro domani firmiamo un protocollo in base al quale anche tutte le copie esecutive dei procedimenti civili vengono messe in telematico e l'avvocato ne fa direttamente la copia. Il che significa ridurre circa 100.000 accessi l'anno sul Tribunale di Torino, da parte dei difensori con loro inequivocabile comodità, diciamo che se la Sì, prendono da solo. interessante anche se non ho capito perché la copia esecutiva con formula esecutiva l'avvocato la deve avere in originale. Come fa ad averla in copia? Per le notifiche L'originale è telematiche? telematico, Ah, ok, sì, per le notifiche l'originale è telematiche. telematico, lo mettiamo telematicamente sul PCT nel fascicolo, quindi l'originale è telematico. E sta lì. E abbiamo parlato anche agli ufficiali giudiziari, non si dovrebbero porre problemi. Tra l'altro, al protocollo parteciperà anche la Corte d'Appello, quindi tutti gli uffici giudicanti di Torino. E quindi voglio dire, questo era solo un inciso per dire che sul settore civile oggettivamente, diciamo, l'espletamento di appuntamenti e di attività di servizio è molto più limitata, almeno per il livello di organizzazione e di informatizzazione del Tribunale di Torino. Molto più complesso oggettivamente è il settore penale, perché non aiuta minimamente o comunque aiuta in maniera molto ridotta l'informatizzazione, e quindi lì adesso cercheremo di concerto con il Consiglio dell'Ordine di cercare di capire qual è la soluzione più efficiente e anche la soluzione non scomoda, perché quello che è stato detto dal mio intervistatore, che mi ha ribadito lei, è certamente vero, non si può pensare che uno per fare 5 adempimenti debba venire necessariamente 5 volte in giorni diversi, o si riesce, come dire, a mettere in fila e nella stessa giornata una serie di richieste, ipotizzare che tutto quello che devi fare in una settimana riesca a concentrartelo in un giorno, oppure ovviamente bisognerà vedere. Tra l'altro il Ministero mi ha promesso, anzi meglio, mi ha imposto, ma ancora non l'ha applicato, un sistema ministeriale di gestione degli appuntamenti con gli avvocati, che sono curioso di vedere quali funzionalità ci dà, se ci può aiutare su questo percorso. Sì, qualche foro ci raccontavano affatto da sé, come ad esempio Napoli o Lecce, anche se le disfunzioni non mancano. Senta, infine, c'è il punto della proposta di riduzione del termine feriale ad agosto. Lei dice che questo termine è previsto per garantire il riposo degli avvocati, non dei magistrati, però noi ci ricordiamo sempre che quando è stato ridotto dal governo Renzi nel 2014 e anche adesso, quando è stato proposto, chi protesta sono i magistrati, non gli avvocati. Gli avvocati quest'anno vorrebbero lavorare ad agosto. No, dunque il governo Renzi ha ridotto il periodo delle ferie dei magistrati, che erano 45 giorni, e l'ha portati a 30. Il periodo di sospensione termini, come tutti sappiamo, è il periodo legale che va dal 1 agosto al 31 agosto. Anzi, ogni anno c'è qualche giorno in più o in meno determinato dal ministro sulla base di una legge. Quindi E sono anche dal due. CSM. Anche dal CSM, sì, è tutto come. C'è questa burocratica procedura annuale che non ho mai capito perché deve essere così complessa. E quindi sono due concetti distinti. Quello che io ho detto è che, siccome si parla di riduzione della sospensione termini, va bene, e non di riduzione delle ferie dei magistrati, che appunto sono due concetti distinti, è che in special modo così a ridosso, secondo me, gli effetti concreti sono molto scarsi, perché comunque le ferie dei magistrati, che comunque sono non solo i magistrati, ma anche del personale, entrambi dipendenti pubblici, da questo punto di vista sono state sostanzialmente già programmate, anche perché c'è un obbligo di legge di programmarle entro aprile, e quindi voglio dire, ovviamente si possono anche revocare le ferie per motivi d'ufficio se si ritiene. Però poi questo significa che poi me le chiederanno dopo, perché comunque sia magistrati che personale hanno diritto di fare le ferie entro il 31 dicembre, e quindi non vedo un'operazione di grande vantaggio in concreto, va bene, rispetto. Ed anzi,
vedo il pericolo che poi diciamo ci sia qualche avvocato che in relazione al non esserci la sospensione ai termini sia costretto a venire magari in giorni che hanno i pochi giorni che si era programmato di fare le ferie. Bene, perché poi Sì. perché ho detto che è soprattutto un problema degli avvocati? Perché in realtà effettivamente la professione di difensore senza una sospensione ai termini diventerebbe una professione di lavoro H24 per tutto l'anno, perché se in civile cioè uno mi cita per una prima udienza il 10 agosto e io devo costituirmi, quindi in vacanza non ci posso andare. Quindi sempre Sì, stata intesa sì. più come un modo perché far funzionare il complessivo sistema. Poi è ovvio che le ferie dei magistrati, per motivi di funzionalità, si cercano di concentrare nel periodo della sospensione termini perché c'è meno da fare, però sono due cose distinte. Va bene, senta, ultima domanda. Il suo ufficio è il più noto in Italia o tra i più noti per avere un grado di efficienza enorme e tutti le riconoscono una grande capacità organizzativa. Se fosse dipeso da lei, che cosa avrebbe fatto diversamente in questi 3 mesi di lockdown alla giustizia? Ma guardi, se fosse diverso da me, anche se sembra una bestemmia, io avrei approfittato di questo blocco totale per mettersi un tavolo per 2 mesi e studiare veramente i modi di miglioramento complessivo e di ripartenza secondo canoni migliori, perché comunque io non so sinceramente come funzionano gli altri uffici, come hanno funzionato e come funzionano gli altri uffici giudiziari, però sicuramente diciamo questo modo di procedere al di là delle assolute urgenze non credo che abbia dato una gran resa e i numeri che lei mi ha portato del Tribunale di Torino lo confermano. È solo un Bene, esempio quindi quello del Tribunale di Torino, ma le assicuro che dai controlli che facciamo, il ma trend non ho è dubbi, identico in tutti. non ho dubbi e credo che i numeri sul settore penale siano peggiori di quelli che lei ha indicato sul settore civile. Non so se erano quelli del settore civile o penale quelli che lei ha Assolutamente sì, indicato. civile, sono quelli controllabili Civile, dall'applicativo ecco, quelli civile. più facilmente controllabili. Penso che sul penale la situazione sia ancora peggiore e quindi poteva essere l'occasione per fare qualche riflessione. Ma anche per fare qualche riflessione profonda da un punto di vista, come dire, riorganizzativo logistico, perché comunque questa situazione ha posto in evidenza le grandissime carenze strutturali degli uffici giudiziari, poi ci sono quelli che stanno peggio, quelli che stanno meglio, diciamo, il Tribunale di Torino sicuramente sta abbastanza bene, comunque anche qui sono venute in evidenza delle carenze strutturali, nella misura in cui, per esempio, sostanzialmente, nel momento in cui non si può fare più udienza civile nelle stanze dei giudici perché gli spazi sono troppo ristretti, abbiamo un problema. Questi sarebbero problemi da, diciamo, da esaminare un po' in via definitiva, Sì, perché e invece la comunque. scelta del legislatore di lasciare a voi capi degli uffici la scelta organizzativa su cosa fare e cosa non fare nella fase 2, come la giudica? Ma diciamo, da un punto di vista teorico la giudico di buon senso nella misura in cui, come poi si è chiaramente appalesato, diciamo, la situazione epidemiologica era molto differenziata e quindi le problematiche potevano essere molto differenziate. E, secondo me nessuno ha notato un discorso, diciamo, di discrasia di come sono andate le cose. Quella scelta aveva un senso. Ed è stata fatta la scelta primigenia nel momento in cui diciamo si andava avanti per zone rosse. E nel momento in cui tutta Italia è diventata zona rossa, probabilmente una scelta più uniforme avrebbe avuto un senso, perché il margine, nel momento in cui le regole diventano uguali per tutti, diciamo, il margine di opinabilità è molto più ristretto, Certo. poteva essere un margine maggiore nella fase iniziale quando c'erano situazioni molto differenziate. E
soprattutto poi, ma questo ovviamente fa parte della fisiologia, della patologia dell'emergenza, diciamo questo procedere con cambi normativi piccoli ma significativi che in modo così incessante e spesso con annunci antecedenti rispetto alla normazione, sicuramente ci ha creato un po' di sconcerto e di Sì, difficoltà. e anche differenti da quello che poi vedevamo scritto nelle norme e che ci gettava nello sconforto Certo, e nel con panico a tutti noi. anticipazioni di bozze, Sì. con talora palesi errori, va bene, quando hanno fatto la conversione del decreto legge si sono dimenticati di mutare il termine, l'hanno fatto con il decreto legge successivo, insomma c'è stata un po' di confusione, ma per una volta non voglio essere ipercritico perché ritengo che insomma ci sia stato un momento di, talmente grave, talmente di emergenza che probabilmente anche Giusto. questo era Giusto. inevitabile. Grazie al dottor Massimo Terzi, presidente del Tribunale di Torino, per questo confronto che dimostra ancora una volta che il suo pensiero non è quello che è il tribunale più efficiente senza gli avvocati. Grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie a lei, Arrivederci. avvocato, arrivederci. Uslav Web Radio, la voce dell'avvocatura. Riprendiamo la linea da studio e, come detto, continuiamo a occuparci di emergenza negli uffici giudiziari, perché anche al giudice di pace di Napoli le difficoltà non mancano. È così, Stefano? Sì, questa intervista che mandiamo adesso è all'avvocato Antonio Esposito, una vicenda kafkiana di questo nostro collega che si reca presso gli uffici del giudice di pace e alla fine non riesce a sapere dov'è l'udienza, nessuno avvisa, i cancellieri gli rispondono che ma sì, noi non abbiamo tempo di mandare le PEC. E quindi un'intervista molto, molto interessante da ascoltare assolutamente. Se sei d'accordo, direi che possiamo mandare l'intervista. Senz'altro. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. Webradiouslo.it. Qui a Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, siamo col collega Antonio Esposito del Foro di Napoli. Antonio nei giorni scorsi ha affrontato, per così dire, la prima causa davanti al giudice di pace dopo il lockdown. E ha scritto un post piuttosto articolato su Facebook. Giudice di pace di Napoli che avrebbe ripreso l'attività il 4 giugno, ma di fatto ci sono una serie di problemi. Antonio, a te che cosa è successo? Beh, praticamente è molto semplice. Io avevo in agenda un'udienza fissata per il 5 giugno dinanzi al giudice di pace di Napoli, quarta sezione, dottoressa Brognoli. Chiaramente, per chi sa come funzionano ora le udienze, noi non possiamo rispettare il nostro ruolo, ma è la cancelleria del giudice che ci comunica se quella causa che noi abbiamo in agenda per quell'udienza si terrà o meno. In data 29 maggio, sia a me che al collega di controparte, è arrivata dalla cancelleria la PEC, con la quale mi comunicavano che la causa si sarebbe normalmente tenuta il 5 giugno alle ore 10:40 e quindi ci raccomandava di trovarci con una certa puntualità. Venerdì 5 giugno, diciamo verso le 10:30, io ero già dinanzi all'aula del giudice, davanti alla quale c'era anche la sua targhetta, L'aula, dopo diciamo poco, l'aula solita, sì, diciamo, c'è dove l'aula la. solita dove c'è scritto Brognoli e un altro giudice. Poi poco dopo è arrivato il collega di controparte. Insieme abbiamo aspettato un po', poi visto abbiamo aperto la porta, non c'era nessuno nell'aula. Quindi abbiamo detto, vabbè, aspettiamo un altro poco. Dopo una decina di minuti è arrivato un commesso il quale ha portato dei fascicoli. Quindi noi abbiamo ritenuto che fossero i fascicoli relativi alla causa, alle cause della dottoressa Brognoli. Interrogato il commesso dice no, no, queste sono le giudicazioni, ma io non ne so niente. Quindi noi
piace questa cosa, sospettivi. io non ne so Sì, niente. non ne so niente perché lui non Vabbè. lavora lì, non lo so dove lavorava. Quindi, praticamente. Quindi io e il collega, armati di tanta pazienza, siamo andati nella cancelleria della quarta, cancelleria relativa alla dottoressa Brignoli, dove c'era un'impiegata soltanto che dietro sbarramento, chiaramente, per carità, di là dietro, ci ha comunicato alla nostra richiesta, dice, ma Perché tutti i dottoressa Brignoli. colleghi di tutta Italia sanno che insomma adesso non è che tu entri in una No, cancelleria normalmente. assolutamente. È come Cioè, se tu avessi una specie di muro di sì, c'è uno sbarramento, sbarramento. lei è a distanza e ti risponde a distanza. Ma fin qua nulla di strano, Certo, dico no, fin ti qua va risponde. È bene. l'emergenza, operiamo in questo modo. Allora, la cancelliera, non so se fosse una cancelliera o un'addetta di cancelleria, no? Comunque la persona addetta lì. Alle nostre richieste la dottoressa Brignoli dice, ah no, ma il giudice Brignoli stamattina ha detto che ha deciso che non voleva fare udienza lì perché per problemi, è andata su al quarto piano nell'aula, una certa aula, la 408, che è quell'aula grande, Sì, a vabbè, quella che dove normalmente quel bravo, si facevano anche i convegni, eccetera. sì, Per chi bravo, non proprio questo, conosce il giudice esatto, di chi non pace di conosce Napoli, il giudice di pace di Napoli è situato appunto al centro di Napoli, su quattro piani. su quattro piani, C'è un'aula che con un era solo particolarmente ascensore, grande, prima è c'erano molto addirittura grande, 4 e un'aula 15 che circolare molto grande. facevano udienza tutti in quest'aula, tanto che gra 4 erano praticamente Sì, prima. quattro, qualche, prima all'inizio forse anche qualcuno in più. Comunque, io, allora, anche io mi permetto di dire a chi stava davanti, scusate, ma non potevate mettere un cartello fuori l'aula del giudice dicendo il giudice Brognoli oggi non terrà udienza qui, ma nell'aula 208 o 308, non ricordo quale sia il numero, 408, perché quello è il 408, sì, quarto piano, quindi ogni sì, quarto piano. piano. Al che l'ha detta, mi risponde, è già, se noi ci mettiamo a mettere pure i cartelli fuori le aule, non c'è. Beh, vi spiego che in questi giorni non c'è molto da fare al giudice di pace, perché un giudice di pace che qualche anno fa aveva 200.000 cause, le cause sono scese di moltissimo, come un numero di RG di tutto, ma in questo periodo, ieri venerdì, c'erano forse 40 cause dappertutto, stavano una Cioè trentina di avvocati. c'erano Sì, cinque giudici e diciamo, ognuno doveva tenere sei udienze. e ognuno poteva tenere massimo sei udienze. E Quindi quindi voglio un dire. ufficio di quattro piani, dove su ogni piano ci sono più di 30-40 aule praticamente gestibili. In realtà aveva soltanto, quindi un ufficio praticamente deserto. Vabbè, comunque la Certo. cancelliera non riteneva di. Dove il personale, scusami, non era oberato di lavoro in quel Ecco, momento. diciamolo, Non diciamolo. era carico, dice stracarico in questo momento. No, assolutamente non c'era tutto questo, almeno dal mio punto di vista, Quindi proprio poi da qui. salite Che sopra, poi salite sopra. saliamo su, arriviamo al quarto piano, ci troviamo davanti al giudice, che era sola, perché non c'era nessuno, dice, ah, voi siete i primi e gli unici che sono venuti qua stamattina. E vabbè, voi ci avete convocati. Dopodiché dice, qual è le parti della vostra causa? Noi gliele diciamo, dice, ah no, ma questo è inutile, perché la causa non si trova, il fascicolo non si è trovato. Dico, ma come non si è trovato? E dice, da me non potete dire niente, dovete andare in cancelleria, dove lì andrete a fare anche un verbalino provvisorio sul quale scriverete il rinvio che io vi do provvisoriamente e perché io provvederò poi, una volta ritornata in cancelleria, a firmare. Quindi diciamo che con lei ogni discorso era chiuso lì ed era inutile perché lei si era già spossessata della cosa non avendo lui il fascicolo. Quindi con il collega siamo ritornati alla cancelleria dove abbiamo posto il problema e io mi sono sentito in dovere di chiedere delle cose alla cancelliera. Ho detto, scusate, ma voi avete inviato a me ed al collega
una PEC il 29 maggio, invitandoci ad essere presenti per questa causa. La prima domanda è: se il 29 maggio c'era questo fascicolo a questo punto? È questo, questa è la prima domanda. È proprio questa la prima domanda che le ho posto. Ho detto: ma quindi il 29 c'era o no questo fascicolo? La risposta della cancelliera è stata questa, la prima, sulla prima mia domanda. Dice: no, non abbiamo visto, perché noi il 29, noi, io, il ruolo l'ho fatto dal ruolo del giudice vedendo le cause prima, senza prendere i fascicoli. Ho detto: ok, perfetto. Ma quando poi avete, quando l'avete creato materialmente il ruolo del giudice tirando fuori i fascicoli? Ieri. Ho detto: quindi ieri avete visto che non c'era questa causa? Sì. E dico: ma una PEC non ce la potevate inviare a noi avvocati con questa giornata di cani che pioveva di rotto a Napoli? Sì, per chi non lo sapesse, 5, per chi non lo sapesse, 5 maggio, era una, 5 maggio pioveva, detto, per Ignazio, e dire: non venite, il fascicolo non si trova, la causa sarà rinviata da destinarsi. Al che la risposta della cancelliera, più o meno sulla falsa riga di quella di prima: eh sì, poi ci mettiamo a fare le PEC pure per dire i rinvii, per dare i rinvii. Vabbè, no, questo io, non c'è da commentare. Io tra parentesi penso che non solo non gli si dovrebbe consentire di rispondere in questa maniera, perché era ovvia come domanda, no? Cioè, quindi non c'era bisogno. Non solo, ma penso anche che purtroppo ormai si è creata una frattura che io non so neanche come potrà essere ricomposta, visto e considerato che tutti ormai sappiamo che la buona parte della responsabilità della non ripartenza dipende dalla cattiva volontà, forse neanche dei cancellieri personalmente, ma dei sindacati, sicuramente degli amministrativi, insomma, è inutile che i sindacati del personale amministrativo ritengono, noi chiaramente parliamo della Campania, che è a contagio zero ormai da diversi giorni, che anche prima, ovviamente non aveva, ringraziando il cielo, avuto casi che si sono avuti in altre regioni, e dove sono riaperte palestre e piscine ormai da un paio di settimane, e non si capisce onestamente perché poi proprio gli uffici giudiziari non dovrebbero essere sicuri. Io poi mi chiedo, no, Antonio, come tanti, sì, ma queste cancelliere, questi addetti di cancelleria, messi, eccetera, in questi giorni, in questi 3 mesi, sono usciti di casa, sono andati a fare la spesa, avranno frequentato palestre, piscine. Le palestre e piscine magari erano chiuse, magari, e non le frequentavano, sì, però avranno fatto una vita nei limiti di quella che ci consentiva il lockdown, certo. Avranno fatto una vita normale di relazione al supermercato. Perché proprio gli uffici giudiziari non sono sicuri? Cioè, secondo te, perché proprio gli uffici giudiziari non dovrebbero essere sicuri? Non lo so, io posso pensare perché noi avvocati siamo un po' degli untori. Che portiamo il virus, lo spargiamo tra di noi e lo portiamo a loro anche per fare dispetto a loro. Ma questa è una battuta, chiaramente. Certo. Cioè, sinceramente, ma la situazione è veramente tragica. Cioè, non si riesce a venire. Mi risulta anche difficile capire perché una ripartenza al 4 giugno, così una falsa ripartenza, si portava tutto a settembre, voglio dire, e non eravamo illusi che ripartisse realmente, cioè voglio dire, se c'era, dici, questa riportando a settembre, stabilendo magari più udienze, più giorni di udienze, certo, più udienze dai primi di settembre, uno si faceva, come si dice, la croce, oppure, però evitava, insomma, tutto oppure Mirena, facendo seguito a quelli che erano dei protocolli ormai obsoleti, perché passati e ripassati, dare il via a un processo cartolare, certo, e quindi certo.
fare delle udienze da remoto, Il deposito, sì, non no, ma solo il poi voglio deposito, ma dire. anche le udienze che non prevedono, la presenza della No, parte fisicamente, farle da remoto e certo. quindi evitare tutto questo. Però su questo Non siamo all'anno zero. siamo riusciti a. Io resto sempre sconvolta di questa cosa perché due cose non sono ripartite. Non è ripartita la scuola, che però comunque è andata avanti in qualche maniera con la Delle DAD, lezioni con la da DAD, remoto. insomma la didattica a Sì. distanza, ma non è ripartita assolutamente per nulla la giustizia, eccetto in alcuni fori dove insomma io ritengo i colleghi fortunati, ma per il resto veramente insomma siamo, come hai detto giustamente tu, all'anno zero. Ma Antonio, no, non Milena, so che cosa scusami, pensare. quello che maggiormente poi ti dico a margine della vicenda, che mi ha colpito, e non ho remore a dirlo, che io ho pubblicato quel post in diritto e distrazioni, che è qualcosa al È un quale accedono, gruppo. un post su Facebook al quale accedono tutti gli avvocati, cioè gli operatori del diritto a Napoli, no? E spesso su questo post rispondono e intervengono anche dei consiglieri. Allora, io ho fatto questo post, ho avuto ad ora 150 gente che ha commentato, tutti male, e gente che dice che è soltanto un mi piace. Non c'è stato un commento di un consigliere, uno, che abbia detto questo fatto è grave. Andiamo a vedere, capito? Uno, questo, e Sì, solo questo, dico. perché da quello che so io, devo dire, il Consiglio dell'Ordine sta operando diciamo dall'inizio, ma qua il problema è proprio Vabbè, ma veramente, è veramente, la solidarietà di un consigliere, certo, e il problema è non, scusami, veramente. dal consigliere non voglio essere fermato solo quando devo andare a fare le votazioni. Non so se mi spiego. Hai ragione. Noi Voglio che abbiamo il scriva, famoso tunnel dell'amore, bravo, brava, siamo voglio bravi. che scriva e mi dica: Antonio, ho letto quello che hai scritto, e io li conosco tutti per nome, come tu, no? Quindi Non è che sono persone astratte. usiamo anche la radio anche per questo, insomma, Certo, solleciteremo sicuramente anche il consiglio su questo episodio, ma anche su altri che ho visto raccontati e quindi da questo punto di vista, insomma, speriamo che almeno ci sia veramente un moto di ribellione lo spero a tutto per questo tutti noi, lo perché spero. se no poi dovremmo pensare che meritiamo anche diciamo, di essere trattati un po' così, diciamo, un po' possiamo Certo. dirlo a pesci in faccia, insomma, perché Forse è anche alla colpa nostra se fine siamo sì. trattati così. Allora, la colpa per me ab origine è stata quella di accettare di fare dei protocolli che poi dipendessero da capi degli uffici giudiziari e dai rappresentanti sindacali degli amministrativi. Questo è proprio ab origine, ma questo è avvenuto in tutta Italia ed era legato all'emergenza. Ora, se non gli si dice che l'emergenza praticamente è finita, di fatto è finita, e quindi si mettessero l'anima in pace e fino al 31 luglio dovrebbero continuare a lavorare, anzi dovrebbero riprendere a lavorare come prima, mi sa che non ne veniamo fuori. Questo è Lo so, lo il so, problema. lo Comunque, so, Antonio, noi lo so. ti Vabbè, ringraziamo no, tantissimo di essere stato ringrazio io voi perché con mi avete fatto esporre questo caso, diciamo, che è Almeno. personale, ma riguarda tutti gli Sì, ma avvocati. poi sicuramente non saremo gli unici su Napoli, vedrai che poi arriveranno anche altri. Va Ahimè, bene, va ahimè. Ti bene. Un ringrazio. saluto a tutti, Una saluto buona te e saluto giornata a tutti. te. Una buona Ciao, giornata. buone cose, buone cose. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura.
siamo alla fine della puntata e insomma l'argomento dei giudici di pace sicuramente è un argomento importante, perché lì si stanno verificando disfunzioni, se è possibile addirittura superiori rispetto a quelle degli uffici giudiziari superiori. E tra l'altro noi abbiamo raccolto sulla pagina della radio un intervento dell'avvocato Bruno Spagnamusso molto interessante sulla situazione appunto del giudice di pace a Napoli. Passo, prima di passare la linea a Stefano, faccio i miei saluti a tutti coloro che hanno avuto anche oggi la bontà di ascoltarci. Allora, riprendo la linea io per salutare anch'io tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici, anzi sarebbe meglio dire prima le ascoltatrici, poi gli ascoltatori, e ci risentiamo domani. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.